ma non ci sono piramidi, non ci sono Eiffel, condividete, non ci sono, mi sarà riscaldato il cellulare, condividete, non avremo la storia, siamo come, a Chivasso, questo movimento che utilizzate. La nostra forza sarà quella di condividere le scelte con i cittadini. Il nostro punto di forza condividete, siamo a Chivasso, c'è tanta gente, io so tanta nostra forza sarà fiducia con i cittadini, con le istituzioni, senza avere filtri. Adesso chiedo all'amico Alessandro di intervenire. Grazie a tutti, grazie a me. Buon pomeriggio a tutti e grazie. Perché qua se no il microfono, grazie. Grazie anche per la pazienza. In primis guardate questa piazza, è una piazza estremamente normale. Ci sono i poliziotti di Terra Municipale laggiù in fondo. Sera, grazie. C'è un carabiniere giù in fondo, grazie. Normale. Non c'è nessuna barriera, nessuna intermediazione. C'è un papà che è appena arrivato, il bambino a Cavascescio, si dice, non so se si riga pure qui, comunque sulle spalle ci stanno qua tre creature, sono figlie due, una sì, che da un'ora qua vi state, immagino, divertendo moltissimo. Tu quanti anni hai? Qua, 4? Tra 14 anni ricordati di votare un momento secondo. Scherzo, no, io non ho mai chiesto il voto, non lo chiedo neanche oggi. Poi ho pensato di iniziare a derenzizzare tutti i miei comizi. Basta, non sento più. Pure noi, perché guardate che stiamo parlando troppo del PD. Cioè, ormai c'è gente che tanto li voterà sempre, perché comunque alcuni sono ideologizzati, pensano appunto che siccome venga la sinistra, il Berlinguerio, che sono di sinistra, lo voto. Amen. Cerchiamo di parlare esclusivamente delle proposte. Punto. Non li nominiamo più, non li nominiamo più. Non serve più a me. L'avete visto quello che abbiamo fatto in questi 3 anni, se vi è piaciuto, bene, tranquilli. Noi vi diciamo quella che è la nostra idea di paese e per quale motivo riteniamo di essere gli unici capaci di concretizzare. Io quando sono entrato in Parlamento pensavo, scioccamente, che fossero tutti ladri. Non sono tutti ladri, ci sono persone oneste in tutte le forze politiche. Ci sono persone oneste nel PD, in Forza Italia, persino nel partito che fanno, anche se li devi cercare con un microscopio. Ciononostante ci sono, ma il problema non sono soltanto i corrotti e i corruttori, ma gli amici, anche onesti, di un corrotto e di un corruttore, e che sono impossibilitati a portare avanti una vera legge anticorruzione perché purtroppo devono assecuare un corrotto e un corruttore. Questo è il problema enorme. Vi faccio un esempio. Quando nel passato governo servivano voti, diciamo, al Partito Democratico, li andavano a chiedere a Verdini. Verdini ha tantissimi problemi con la giustizia, più processi di elettori, è necessario per lui non modificare la prescrizione, altrimenti potrebbe finire in galera, quindi garantisce il voto, magari i voti in Senato al partito di governo, eccetera, eccetera, in cambio di una non approvazione di una vera legge anticorruzione. Per cui non hanno fatto una legge anticorruzione in questi anni, non perché siano tutti corrotti, ma perché gli servivano magari i voti di qualche corrotto o i denari di qualche corruttore sul territorio, di qualche lobby che li finanzia le campagne elettorali, non che siano tutti crudeli. Noi, credeteci, almeno non abbiamo nessun corrotto da ossequiare. Quindi siamo gli unici in grado, qualora dovessimo avere la maggioranza, lo deciderà il popolo italiano, di portare avanti un pacchetto anticorruzione. Questa è la proposta che diventerà legge dello Stato qualora dovessimo avere la maggioranza appunto in Parlamento. Un pacchetto anticorruzione composto da 4 punti, ve li dico. 1. Daspo per i corrotti e per le aziende che corrompono. Se sei un politico condannato in via definitiva per corruzione non ti puoi mai più candidare per tutta la tua vita. Se sei un'azienda che corrompe per ottenere un appalto pubblico non può più partecipare a bandi di gara pubblici. 2. Agente provocatore, ci sono fior di carabinieri, poliziotti, finanzieri, eccetera, eccetera, straordinari, che vanno formati ancora di più e fatti infiltrare all'interno della pubblica amministrazione. Si chiamano agenti sotto copertura, agenti provocatori, agenti qualificati, specializzati, delle forze dell'ordine, da infiltrare nella pubblica amministrazione e scoprire reati dall'interno, alle volte anche provocandoli, dando una mazzetta, e vediamo chi la prende.
Questo funziona per i reati legati alla mafia, al narcotraffico. Oggi la corruzione è l'arma principale delle cosche, perché il crimine organizzato senza la corruzione della politica non avrebbe le possibilità economiche, purtroppo, straordinarie che ha oggi. 3. La riforma della prescrizione. Tanti processi, ma migliaia finiscono a traluce e viene in questo paese. Perché? Perché Berlusconi doveva salvarsi il deretano, e vedete come utilizzo i termini, e quindi ha fatto approvare la riforma della prescrizione. Processi finiti in prescrizione per tante persone, poi li fanno per loro, ma poi magari viene prescritto quel processo Eternit. Capito qual è il dramma? Quello che vogliamo fare noi, dato che nessuno di noi deve essere salvato dalla prescrizione, è stoppare la prescrizione, ovvero la cancellazione di fatto del processo penale, quando c'è una sentenza di primo grado, o addirittura quando c'è il rinvio a giudizio. Cioè il giudice, il PM fa le indagini, durante le indagini decide se rinviare a giudizio o meno un imputato, magari non lo rinvia a giudizio, non lo manda a processo. Se decide di mandarlo a processo, quel processo deve finire per forza. Questo fa sì che quando il delinquente sa che il suo processo finirà e non potrà allungare il brodo pagando magari fior di avvocati, e sa che comunque a sentenza si arriverà definitiva, e il delinquente sa magari che le prove contro di lui sono schiaccianti, per ottenere qualche sconto di pena magari chiederà il rito abbreviato, ovvero processi più brevi, così la giustizia funziona in maniera più rapida e il delinquente finisce in galera. Quarta proposta, l'ha fatta da poco il PM Di Matteo, non l'abbiamo fatta nostra: il sequestro dei beni per chi è corrotto, come avviene con i mafiosi. Questo noi lo faremo. Se siete d'accordo, questo è 5 Stelle, se non siete d'accordo ci sono gli altri partiti politici. 2. Noi vogliamo creare una banca pubblica di investimento a sostegno della piccola e media impresa. Guardate che non è nulla di stalinista, in Germania ci sono banche del genere, in altri paesi d'Europa ci sono delle banche gestite dal pubblico. Noi siamo assolutamente, non è che sosteniamo l'impresa privata, di più, la vogliamo creare appunto con le imprese private, non è che siamo statalisti. Come dico sempre, noi ci tagliamo gli stipendi, ad oggi 20 milioni di euro, 200 mila euro erano soldi miei e francamente mi servivano, assolutamente vi do la mia parola d'onore che quel che ho restituito è decisamente di più di quello che ho guadagnato, decisamente di più di quello che ho guadagnato. Vi dico che questi denari noi li destiniamo alla piccola e media impresa, privata, però crediamo che lo Stato debba avere anche un controllo, ci mancherebbe che alcune cose non siano merci o business ma diritti, tipo sanità, tipo trasporti, tipo istruzione, tipo acqua pubblica, e che ci debba essere anche un controllo dello Stato, diciamo una gestione da parte dello Stato anche di denari utili appunto agli investimenti, perché avete visto la crisi del sistema bancario, se ti chiami, ripeto, che Benedetti ti danno fiori di quattrini nonostante tu abbia aziende su aziende indebitate, se sei un giovane, quindi ti passo, che vuoi 30.000 euro per iniziare una startup, un'impresa innovativa qui e non fuggire dall'Italia, se non conosci qualcuno la banca non ti sostiene. Lo Stato deve sostenere queste imprese e la vogliamo creare. Per quale motivo possiamo crearla? Noi, perché nessuno di noi ha conflitti di interessi con le banche private, ma che abbiamo detto noi? Abbiamo una banca, chi era Fassino, chi era D'Alema, non mi ricordo, ma che abbiamo noi? Banche Mediolanum, che abbiamo, siamo stati noi mischiati con Banca Etruria, con MPS. Tutto il sistema politico è immischiato, addirittura la partitocrazia si è trasformata in bancocrazia. I tanti personaggi politici in Italia, vi faccio dei nomi: Romano Prodi viene da Goldman Sachs, banca privata; Mario Monti viene da Goldman Sachs, banca privata; Draghi, prima di stare in BCE e anche nel Dipartimento del Tesoro, era vicepresidente di Goldman Sachs, banca privata, banca d'affari. Barroso se ne va dalla Commissione Europea, dove trova lavoro subito? In Goldman Sachs come vicepresidente, banca privata, banca d'affari. Cioè le banche direttamente oggi piazzano i loro uomini all'interno delle istituzioni e hanno trasformato di fatto le istituzioni quasi nei loro CDA. Oggi le leggi finanziarie non le scrive più il governo di turno, vengono scritte magari in qualche consiglio di amministrazione o qualche banca privata. Ne ha parlato prima Alberto Airola degli enormi quantitativi di denaro che finiscono alle banche private. Noi non abbiamo alcun conflitto di interesse, per cui siamo gli unici capaci di creare una banca pubblica di investimento, di riformare la governance di Banca d'Italia per permettere un reale controllo, perché è intollerabile che nel 2017 possano fallire le banche. Come vi ho detto l'altro giorno, da Formigli, le banche non è che falliscono perché arriva un asteroide o i dinosauri, falliscono perché qualcuno se ne è spolpato e perché non ci sono stati controlli. A
altra cosa, fino a che non separeremo le banche private, le banche d'affari dalle banche commerciali, ci saranno questi disastri. E tra un anno parleremo di un'altra crisi del settore bancario. State tranquilli, perché oggi molti cittadini che non godono chiaramente di una corretta informazione danno i loro risparmi ad una banca che, anziché fare il lavoro della banca, ovvero prestare denaro, chiaramente facendoci degli interessi, guadagnandoci sul territorio per far crescere un territorio, le imprese, una famiglia, mutui per mettere su casa, fanno operazioni speculative a livello mondiale, comprano titoli tossici, di derivati, sapete che sono? Sono delle scommesse sulle scommesse. Estremamente rischiosi, lo fanno chiaramente all'insaputa del cittadino che li mette in risparmio. Noi vogliamo, se ci fosse una corretta informazione e una divisione tra le banche d'affari che fanno appunto queste operazioni speculative e le banche commerciali che devono fare le banche, il cittadino poi informato decide. Io sì, me la posso pure rischiare di metterci dei quattrini miei in una banca che fa speculazione, posso guadagnare, però ci posso pure perdere, sono informato e quella banca lo può fare, ma io che non voglio minimamente rischiare perché voglio il mio risparmio che venga tutelato come dice la Costituzione, metto dei miei denari in quella banca e so che quella banca non potrà fallire perché fa delle operazioni normali da banca. Ma perché le banche stanno fallendo tutti negli ultimi anni? Proprio perché negli ultimi anni è successo che appunto sono state create delle banche uniche che fanno operazioni speculative. Le separeremo, ci riusciremo? Io non lo so. So solo che nessuno di noi ha conflitti di interessi con queste banche. Oggi il conflitto di interessi Repubblica. Io leggevo Repubblica col tempo. Me l'hanno menata per 20 anni sul conflitto di interessi su Berlusconi. Per 20 anni conflitto di interessi non le fanno. La sinistra è stato un errore non farlo. Lo faremo al prossimo governo. Lo sapete tutti, ce l'hanno menata per 20 anni. E le televisioni, e Violante che andava in Parlamento. Berlusconi, non ti abbiamo toccato le televisioni, non abbiamo fatto conflitto di interessi. Ve lo ricordate o non ve lo ricordate tutta questa roba? Poi dal governo centrosinistra non ha fatto questa roba. Perché? L'ho capito in questi anni. Perché ne hanno centinaia di conflitti di interessi. Berlusconi ce l'ha con il sistema televisivo, loro ce l'hanno con le lobby della sanità, ce l'hanno con le banche, con gli istituti finanziari, l'avete visto. C'è qualcuno di noi che ha conflitti di interessi con televisioni? Qualcuno del Movimento 5 Stelle gestisce una televisione? Guardate che formazione facciamo, guardate, questo è il mio cellulare, che prima tra l'altro mi si è spento perché si è surriscaldato perché fanno 8700 gradi per colpa del PD. Scusate, questa non è vero. Mi dà è più forte di me, mi dà. Quante persone sono qua collegate? 1500. Ci sono 1500, se potete condividete, non scrivete solo mi piace, condividete. Questa è la nostra informazione, un cellulare che manda in diretta a costo zero e lui un volontario che abbiamo beccato adesso, che fa una diretta, poi siamo sempre in piazza, andiamo pure in televisione, sapete non è facile, perché subiamo interrogatori più che interviste. È difficile riuscire a dire una cosa, ma ci troviamo in ogni modo, io faccio certe sudate che voi non vi immaginate, delle sudate che non vi immaginate, e devo stare lì attento, stai calmo, sorridi, ridi, di quella cosa col sorriso. Grazie dottoressa Grube, però garbatamente mi faccia concludere la frase. Devo fare così. E dentro c'è una roba che voi non ve la immaginate, però ho imparato a controllarla. Sì, notate, vero? Notate. Faccio questo sorriso qua alla Berlusconi, praticamente. Grazie cortesemente. E appena dici una roba che è pubblicità. No, questo non lo puoi dire perché è assente. Cioè, ma quante volte parlano di noi che siamo. Vabbè, comunque, tranquilli, garbati, istituzionali, tranquilli. Tranquilli. No, anzi, al di fuori sono super simpatici. No, basta, noi non abbiamo mai mandato a quel paese nessuno, vai, per dindirindi tu, si dice, basta, noi non ci interessa, stai tranquilla, noi dobbiamo sforzarci a condividere, condividere con te, poi ci stiamo noi lì in prima linea, lì a farci venire il fegato gigantesco, non vi preoccupate, i contenuti. Vi dicevo, qualcuno di noi ha conflitti di interessi con questo sistema? Qualcuno, il Movimento 5 Stelle gestisce un giornale? Il Movimento 5 Stelle gestisce la RAI? Abbiamo una televisione? Abbiamo un conflitto di interessi con il sistema informativo? No. Per cui saremo in grado di portare avanti finalmente una legge sul conflitto di interessi? Sappiate che una vera legge sul conflitto di interessi genera concorrenza, quindi genera posti di lavoro, perché evita l'accentramento di poteri in poche mani. Non è perché uno pensa al conflitto di interessi è qualcosa contro Berlusconi. No. E risolvere il problema del conflitto di interessi permette banalmente appunto che non vi siano dei politici che si occupano della banca riconducibile alla loro famiglia.
e quindi che tutto sia quantomeno più trasparente, più pulito, e che si possano creare anche più posti di lavoro. Questo è il conflitto di interessi. E noi, dato che non abbiamo conflitto di interessi con il sistema mediatico, perché il RAI non controlliamo nulla, lo dice la prima Erola, controlla tutto il governo, non abbiamo un giornale e non ce l'avremo mai, facciamo tutto con internet e nelle piazze, perché noi il Movimento 5 Stelle ha una sede, la piazza, noi non abbiamo sede, non si è mai vista nella storia dei partiti, delle forze politiche mai europee, che ci sia la prima forza politica del paese, 30%, non so quanto sono i sondaggi, che non ha una sede. Noi ci vediamo nei bar, non abbiamo una sede, vi rendete conto? Perché? Perché neanche ce la possiamo permettere, dato che rifiutiamo i finanziamenti pubblici. Noi siamo gli unici, quindi qualora dovessimo avere la maggioranza, eliminare tutto il finanziamento pubblico all'editoria, diretto o indiretto, cacciare i partiti della RAI e far pagare Mediaset delle tasse decenti. Gli unici! Altra cosa, prendiamo il finanziamento pubblico ai partiti? Evidentemente no, per cui siamo gli unici che lo potremmo eliminare. Già di fatto l'abbiamo eliminato su di noi. Lo capite il perché possiamo farle queste cose e non sono soltanto chiacchiere? Altra cosa, noi già ci tagliamo gli stipendi. La metà prendiamo di uno stipendio, sono soldi che ci permettono di vivere tranquillamente e rendicontiamo tutto quel che spendiamo per l'attività politica, e vi assicuro che io personalmente non mi faccio mancare nulla. Se devo andare in missione in Ecuador, vado in missione in Ecuador. Se devo andare alle Nazioni Unite, vado alle Nazioni Unite. Se devo andare in Inghilterra, vado in Inghilterra. Se mi devo girare l'Italia, tutta l'Italia, tutti i fine settimana, anche perché è anche bellissimo, ma è anche un sacrificio, vado negli hotel, se vado al ristorante ordino quello che il diavolo mi pare, senza alcun problema. Nonostante questo, quindi senza essermi fatto mancare nulla in questi 4 anni, ho restituito appunto 200.000 euro, io ci ogni mio collega circa 200.000 euro. Quindi si può fare politica dimezzando i costi, e immaginate che questo con i 5 Stelle al governo sarà legge dello Stato, cioè tutti i parlamentari della Repubblica, deputati e senatori, tutti i consiglieri regionali dovranno fare questo. Quindi ci saranno ogni anno centinaia di milioni di euro a disposizione per dare credito alla piccola e media impresa e generare posti di lavoro, creando innovazione, occupazione, finanziando delle start-up. I soldi ci sono, capite perché lo possiamo fare noi? Perché già lo facciamo. Altra cosa, qualcuno di noi è legato a qualche lobby delle armi? Qualcuno di noi comunque ha interessi o abbiamo agganci con qualche lobbista delle armi che vende magari armi in Arabia Saudita? No. Per cui evidentemente siamo davvero in grado di non fare interventi scellerati come una guerra in Afghanistan che al contribuente italiano è costata oltre 5 miliardi di euro, oltre che la vita di alcuni nostri soldati e tanti morti civili, una guerra del tutto inutile. E non perché dice qualcuno, perché il Movimento 5 Stelle sostiene le dittature, è compito dei popoli sovrani destituire le dittature, non delle bombe straniere, altrimenti quel che succede è la situazione in Libia, che i francesi si impegnano al petrolio, a noi ci lasciano i barconi e l'immigrazione clandestina aumenta perché c'è stato un intervento scenerato che ha deposto Gheddafi, che baciava le mani non del Movimento 5 Stelle ma di Berlusconi, e ci dico una cosa a favore di Gheddafi. Questo è il Movimento 5 Stelle, la più grande garanzia. Salve anche a chi ci segue dal terrazzo. Salve, siete scettici ancora, no? Anche da lassù. Vabbè, urlo troppo? Scusate, però comunque se vi ho fatto uscire da casa e spegnere la televisione già è una grossa soddisfazione. Televivere significa vedere da lontano. Poi ripeto, noi ci andiamo in televisione, ma voi spegnetela, accendetela solo quando ci stiamo noi. Io lo so, ma non è con internet, che ne so, non c'è più, ne so, spento. Incredibile. Vi dicevo, il movimento è nato per vedere da vicino. Televidere significa vedere da lontano, perché nei cavilli dei decreti si nascondono le fregature. Il movimento è nato per portare avanti una politica dei diritti e non dei bonus. È sventurato un paese che si accontenta dei bonus quando dovrebbe rivendicare i diritti. Quel che avviene oggi è la seguente cosa. Immaginate dei ladri che entrano in casa e che devono distrarre il cane da guardia, magari di casa nostra, per derubarci la casa. Ci distrae, le volte con il sistema mediatico, buttando, che ne so, una polpetta al cane, alle volte con i bonus. E mentre siamo distratti a seguire l'osso di un bonus, mi hanno dato questa roba, questi bonus studenti, nel frattempo ci hanno tolto ci tolgono in giorno diritto allo studio, bonus insegnanti, l'hanno massacrato gli insegnanti proprio alla scuola, bonus bebè, per carità, ma nel frattempo quanto costa un asilo nido, una retta di un asilo nido pubblico? Quanto costa? Lì c'è una ragazza che conosco che ha 6 figli.
bonus 80 euro, ma nel frattempo distruggono il lavoro, facendoci credere poi che gli 80 euro non vanno stampati loro, non è che tengono dalle nostre tasse, da dove l'hanno tagliato? Cosa hanno fatto? Ho 10 anni, ho ottenuto più flessibilità dall'Europa, oggi fanno la manovrina, quelli chiamano così una manovrina, sono tasse, per rientrare dei bonus e delle mancette elettorali che si sono giocati costoro, non li voglio nominare, durante l'ultimo referendum. Ora vi dico che è sventurato, ripeto, un paese che si accontenta dei bonus quando può rivendicare diritti. E vi racconto una storiella che raccontavo durante il Costituzione Costo Costo quest'estate, perché è molto, molto, diciamo, significativa. È una storiella che la racconta un grandissimo intellettuale americano che si chiama Chomsky. Immaginate voi di avere, perché questo sta succedendo in Italia, questo. Immaginate di avere una pentola di acqua fredda e ci mettete dentro una rana. Scusate, c'è una pentola di acqua bollente e ci mettete dentro una rana. La rana sente che l'acqua sta bollendo, che morirebbe bollita là dentro, da un colpo di zampa, salta e si salva la vita. Cioè, avverte in tempo il pericolo. Ora immaginate di prendere la stessa rana e di mettere una pentola di acqua fredda e mettete questa pentola sul fuoco, fuoco basso. Poco a poco, lentamente, la temperatura sale all'inizio. La rana non sente alcun fastidio, anzi, l'acqua era pure troppo fredda, all'inizio inizia a sentire un tepore, un calore, inizia a stare bene, come se avesse ricevuto 80 euro. Poi l'acqua inizia a diventare ancora più calda, alla rana iniziano a mancare le forze, si muove, prova a fare un salto, non ce la fa, si è stancata, non ce la fa, e alla fine muore bollita. È quel che sta succedendo oggi in questo paese. In questo paese non ci tolgono i diritti tutti assieme, dandoci quantomeno l'opportunità di organizzarci, di ribellarci, perché ce ne rendiamo conto, mi stanno togliendo tutto assieme, tutti questi diritti. No! Te li tolgono lentamente, ogni tanto dicendo ce lo chiede l'Europa, ogni tanto dicendo è la crisi economica mondiale, ogni tanto dicendo miglioreremo la situazione. Quando vedono che il popolo si sta lì per organizzare, magari non li vuole votare più, magari ha di nuovo fiducia estrema del Movimento 5 Stelle, stai, tirano fuori un bonus, una mancetta. E avviene pure nei comuni, io la chiamo la Repubblica fondata sull'asfalto elettorale. Fanno una rotatoria, sistemano una strada 2-3 settimane dal voto. Lo fanno così e ti vengono a casa. Hai visto che te l'ho sistemata questa strada? Ma è la metà, la prossima metà se mi dai al voto. Spesso fanno anche questo. Noi vi stiamo dicendo per quale motivo il Movimento 5 Stelle, fermo restando che Marco ha ragione, ci sono una serie di leggi. Noi abbiamo, altra cosa, noi vogliamo, sì, regolamentare fino a chiudere molto spesso di domenica i centri commerciali. Perché? Perché i centri storici si stanno svuotando, e un centro storico che si svuota non è soltanto un problema economico, è un problema sociale e addirittura di sicurezza all'interno dei centri storici, è un problema sociale. Perché? Perché dei colossi dei centri commerciali fanno di fatto una concorrenza sleale, possono stare aperti sempre, hanno tanti dipendenti che li pagano 2 lire, li possono cambiare quando vogliono, visti gli stipendi e la fame che gli danno, mentre il piccolo commerciante, magari c'è un'azienda di famiglia qui in centro, non ce la fa ed è costretto pure spesso a lavorare il sabato e la domenica. Questo tra l'altro è anche causa di una disgregazione familiare. Sapete che se si perde la famiglia in questo paese, si perde il primo tessuto sociale di sostegno all'interno appunto della società stessa. Per quale motivo noi possiamo farlo questo? Perché non c'è nessun Farinetti dalla parte nostra, non c'è nessun lobbista del cemento e costruttore di centri commerciali al quale dobbiamo rendere conto dalla parte nostra. Lo capite il perché siamo gli unici che abbiamo questa possibilità? Poi ce la faremo? Non lo so, non vi fidate. So che abbiamo delle regole che riducono la possibilità di contaminazione all'interno del sistema. Non la eliminano, ma la riducono. Perché nel momento in cui io candido soltanto incensurati come questa lista, è ridotta la possibilità che possa rubare. Esclusa? No, non è escluso. Nulla è escluso. Purtroppo, perché la corruzione c'è sempre stata, si può fronteggiare con delle leggi, ma è impossibile eliminarla tout court. Ciò nonostante che se gli altri partiti già candidano persone magari prescritte per un reato di corruzione, salvate appunto dalla prescrizione di un processo o addirittura condannate, sarà più probabile che possano reiterare il reato. Altra cosa su due mandati, nel momento in cui io so che dovrò tornare nel mondo reale, che non è Montecitorio, ma è la vita reale, io stesso ho tutto l'interesse di fare delle leggi utili per la collettività, proprio perché sarò costretto a fare ritorno nel mondo reale, non potrò stare tutta la mia vita in quel palazzo.
altrimenti se stai troppo in quel palazzo diventi, senza rendertene conto, un oggetto di arredamento del palazzo stesso. Inizia a scendere a compromessi con la tua coscienza, nel migliore delle ipotesi, e fino addirittura con qualche gruppo criminale, nella peggiore delle ipotesi, per poter riavere quel tuo posto di lavoro, perché pensi che il politico sia una professione o un posto di lavoro, e non lo è. La politica è l'unica professione, tra virgolette, che inizia a fare peggio quando diventi professionista. Proprio perché nel momento in cui io penso appunto che quella sia la mia professione, per mantenere quel lavoro per sempre, non essere licenziato, magari chiederò aiuto a un lobbista, a un gruppo di potere, a un mafioso che, dal quale mi faccio dare dei denari o dei voti, e gli prometto che in cambio gli farò quella legge a favore o non gli farò quella legge a sfavore. Capite qual è il meccanismo? È questo. Votate il 5 Stelle, decidete voi. A me non me ne frega nulla. Io sto facendo il mio dovere con i miei colleghi. Vi chiedo soltanto di informarvi, di darci una mano, di sostenere Marco, queste persone, perché sono sicuro che se avviene tutto questo, una vera controinformazione, una partecipazione alla vita politica, perché è stata l'assenza alla vita politica, la partecipazione alla vita politica aver generato questi mostri. E responsabilità pure è nostra se ci sono stati questi mostri, perché spesso ci lamentiamo e basta, e non è più tollerabile lamentarsi e basta. Queste persone non si lamentano, ci mettono la faccia, candidarsi non è facile. Io prima per scherzo gli ho detto: ma chi ve l'ha fatto fare? Perché sapete, vi cambierà la vita se amministreranno qua. Attacchi di ogni attacco arriveranno, gli diranno qualsiasi cosa a Marco, si inventeranno la qualunque, state tranquilli, è successo con noi. Un giorno siamo comunisti, un giorno siamo fascisti, un giorno siamo potenziali stupratori, eversivi, bolscevichi 2.0, ce l'hanno detto di tutto. E guardate questa piazza, vi sembra violenta questa piazza? Guardate, non ho detto neanche una parolaccia. Non le voglio più dire. Non le voglio più dire. Ma vi sembra una piazza molto violenta? Guarda, stiamo difendendo noi la democrazia in questo paese. Sono uno Stato. Vi ho spiegato che cos'è il movimento, qual è la nostra idea di Stato, quali sono le nostre priorità, quel che vogliamo fare. Non ho parlato di reddito di cittadinanza, ne parlo spesso. Se siete d'accordo, questa è una forza politica che vi garantisce appunto l'attuazione di questi progetti. Se siete d'accordo, se no amici come prima, votate gli altri, però basta con le lamentele nei bar la mattina. Basta. Grazie a tutti, se è possibile, come dico sempre, lei quella ragazza l'ha fatto moltissimo, andate e moltiplicate, ognuno conosce il modo migliore. Grazie davvero, buon fine settimana a tutti quanti, via Movimento 5 Stelle e in bocca al lupo a Marco. Coraggio, coraggio, grazie a tutti. Grazie Ale, grazie. Ricordo il 18 c'è un incontro. Grazie a tutti, stasera siamo ad Assi. Sull'ambiente, sulla discarica, su quella bomba ecologica che abbiamo qua.